a tutti cari amici di The Abusive Game. Amici, per soprattutto amiche di The Abusive Game, lasciatemelo dire, di Vito Giabroni. E anche a tutte voi che seguite tutto dall'estero, da tutti i posti che io ho visitato. Qui è l'artefice Jack in compagnia. Specialista, Michel. Ho dall'elemento Peppino. E vi diamo il benvenuto in questo ultimo JMP dietro noi 2.0 dei tre mesi, ragazzi, quindi... Preparate le vostre dita a scrivere su quella tastiera il commento, le vostre dita perché io non ne ho abbastanza, il vostro match che vorreste vedere, ragazzi, mi raccomando, potete scegliere qualsiasi wrestler, qualsiasi personaggio, anche dei supereroi, basta che esistano nella community. Soprattutto se scegliete un'arena che non c'è, anche Mike Buongiorno, di andare a scaricarla e non di usare adesso la 33. Lui vi farà vedere il campione. Il famoso Vito Giabroni. Vito Giabroni, esatto. La carriera di Vito Giabroni, dato che l'ha citata Peppino, è finita, ragazzi. Lunedì abbiamo fatto l'ultima live con appunto finalmente il macellaio. Andate a recuperarla perché è storica. Ci sono dei doppiaggi incredibili. Falidele tanto, falidele. Poi c'è altro da dire. Ah, la classifica rimane invariata fino alla fine dell'anno. Quindi... Non rimane invariata, terremo quel punteggio per rimane così. Sì, scusate, non andremo. Si prosegue, avanti. Si va avanti con si il va avanti. Quindi oggi la classifica attuale 17-11-8. Avendo utilizzato per ultimo l'opportunità Peppino, oggi è il turno di Jack. Sto vincendo io, sono in testa. Tocca a me. Poi, e poi basta, voi commentate, prenderemo i primi 200 commenti e basta. Settimana prossima potremo fare una live mentre ritagliamo e arrotoliamo i commenti. Ecco. Quindi non ci sarà la live perché dobbiamo ritagliare i commenti, ragazzi. Poi un'altra cosa, ragazzi, come da regola di Dietro Noi 2.0, ci sarebbe la Royal Rumble da fare, però oggi abbiamo deciso di non farla. Perché dovevamo festeggiare Vito. È tardi, esatto, abbiamo fatto tardi con Vito. Rimedieremo prima o poi, ragazzi, con una Royal Rumble a sorpresa. Mi raccomando, e ricordo che Royal Rumble dà sempre 5 punti a chi azzecca il vincitore. A sorpresa, Quindi è meglio non farlo, tanto ti avrebbe preso lui. Peppino, vai con le stazioni del commento fortunato. Ah. Aspetta, Luna. Devo dire che c'è qualcosa di cui parlare oggi, perché abbiamo... Finalmente una settimana pregna. Prendo sotto, esatto, meno male, ragazzi, che... Il wrestling torna a far parlare di sé. Bene, perché quindi parlatene. Ultimamente. Voi che l'avete visto. Eravamo messi veramente. Oh, Maria Broglia! Finalmente! Che un ci tuo segue commento. Sempre anche nelle live. E vuole. Sono tanti. 1, 2, 3, 4. 4, quindi si può fare. Allora, la stipulation. Non c'è. Quindi è normale. Fatal four-way. Normale. Daniel Bryan. Ah, poi Maria Battista. Daniel Battista. Che Battista dovrebbe essere in quelle scaricate. Sì, eccolo qua. Goldberg. Goldberg. E dopo quello bravo. Vale Goldberg. Da uno. The Lock. C'è il pizzetto più più bianco della neve. Anche a me è venuto in mente quella. Ah, dopo prendo Arena lei, ha scelto anche Arena. Chi è l'altro? Manca quarto. Oh, io t'ho detto quarto, è The Lock. The Lock. The Lock. No, Randy Orton, The Lock. Che proprio ieri sera su Paramount Channel c'era il suo film Il tesoro dell'Amazzonia. Hai visto il programma di Goldberg dei coltelli? No. Fa un programma su Blade. Sì. Dove praticamente ci sono delle super lame che tagliano qualsiasi cosa e conduce Goldberg. Goldberg conduce quella voce. Sì. Non mi ricordo il nome, ma l'ho visto la pubblicità. Nuovo chef Tony Goldberg. Ho visto pubblicità anche. Quindi Sannino non lo vedremo mai più Goldberg in un ring da WWE perché deve fare appunto quelle. Ma è lo 0-1 o il The Rock? No, mettine uno a caso. Ha detto cosa? The Rock? No, niente, The Rock. Ok. Quindi si chiama Knife for Death in lingua americana, ma in italiano era un altro. Ah, su History lo fanno?
No, io l'ho visto, sono sicuro che avevo visto. Io mi ricordo che c'era un programma prima sulle però, auto. Però magari Blade l'ha comprato da History. Sulle auto, poi io. Allora, l'arena la mettiamo subito. Ecco, grandi palle di fuoco. Grandi palle di fuoco. Grandi palle di fuoco. Comunque Goldberg lo trovate lì. Su Blade di Skylo. Tagliano tutto. Allora, ricordiamo, l'ultima opportunità utilizzata da Peppino era doppio colpo. Doppio colpo. Quindi rimangono tutte le altre che non sappiamo quali sono perché non abbiamo quel foglio. Perfetto. Quindi dobbiamo anche vedere come regolamento. Allora, The Rock è quotato 1 punto, Daniel Bryan è quotato 3 punti e Goldberg Batista 2. Tocca a me, quindi vado ad estrarre la stipulazione. Oggi non sarò io a andare là. Per motivi logistici oggi la montagna va a Maomè. Ma no, estrai là. E quindi... alza, tieni più alzata, bravo. Ciao, aspetta che mi copro completamente. Pa, 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 pa. Eccola. Ben fica. Allora, legge il bigliettino. Che ovviamente sta a doppio colpo. Cosa dice il bigliettino? No. E vai, cos'è? E vai. Cos'è? Espulsione, ragazzi, espulsione. Cosa vuole dire espulsione? E quindi, se non erro, escludi uno degli altri e pronostica perché per quello che rimane. Perché è proprio uno a caso? Non vorrei dire una boiata. Recupera il foglio. No, no, io me lo ricordo. Allora cos'è? Appunto, rimuovi uno dal pronostico e iniziamo il primo a pronosticare. Tutto lì? Questo va messo non via. Non è che pronostichi per quello che rimane. No, no, quello lì è pieno controllo. No, vedi, no, bisogna vedere, controlliamola. Lì è. Metto calzando. Ma intanto io penso a chi pronosticare. Quindi, se, comunque... Pensi a chi pronosticare e non pensi a chi escludere? No, lo escludo sai già, so già occhio, però. Credo che puoi andare dappertutto con quei. Peccato che non si. Guarda se c'è un foglio lì. Eccolo, perfetto. Rimuovi dal pronostico uno dei tuoi avversari. Scegli per primo la superstar. Tutto lì! Tutto lì, Milano. Ok. Quindi di nuovo Peppino da pronostico. Ma non è una puta, ovviamente, dai. Ovviamente troppo, faccio ferie. Troppo avanti. E pronostico. Sai che qua. Fatal Four Way. Com'è che è poi? Uno. Qua potrebbe vincere chiunque. Due e tre. Qui potrebbe vincere veramente chiunque. Io sono a 8. Io ho 11, mi basterebbe un punto per prendermi anch'io l'opportunità. Io quasi quasi la rischio. La rischio, ragazzi, e vado di Daniel Bryan. Anche se tra questi è quello che mi piace meno. Richmond, ragazzi, la rischio anch'io e dico The Rock. Pensate che se io avrei votato avrei detto Batista. E io avrei, tra l'altro. Se io avessi votato avrei detto Batista. Allora, c'è un titolo in palio qui in questo momento. No. Match. Sicuro? Sicuro. E quindi possiamo partire noi. Quindi il tuo quotato 1 e il mio quotato 3. Sì. Il mio era quotato 2 se votavo. Cioè, comunque Goldberg ha veramente la barba fatta con la panna. Perché questa qua è una... è che è stata creata dai fan, non è originale così. Nel gioco non c'era. Hanno fatto con la barba colorata. Quindi, ragazzi, allora, cosa ci abbiamo da dire? C'è stato il licenziamento di Big Cash e quindi e tutto la YouTube ne ha parlato. Abbia perso perché? A Money in the Bank. Noi siamo stati in perché silenzio fino cosa? Ad ora. Allora, probabilmente, no, dico non probabilmente perché ormai le notizie sono già uscite. Allora, il suo comportamento non era adeguato, diciamo. Ci sono state delle cose che ha fatto che la dirigenza
non andava bene e quindi è stato licenziato. Ma ti dico per esempio che è stato, adesso gira questa voce, poi non so se è vero, è rimasto chiuso nel bagno dell'autobus e lui, pensando fosse uno scherzo, ha buttato giù la porta la porta del bagno. Sì, ma dico, queste sono quelle le voci dietro, ma ufficialmente davanti alle camere come l'hanno camuffata la cosa? No, è stato rilasciato, basta, fine. Ah, non c'è stata una storia. Il fatto è che comunque è una testa calda, esatto, e paga le sue scorribande dietro le quinte. Ok. E tutto iniziò quando picchiò il nanetto. Esatto. Il nanetto. In un promo. Che nanetto? In un promo di Raw c'era un nanetto. No, il nanetto che rappresentava Daniel Bryan. E quindi adesso si capisce il perché abbia perso anche a Money in the Bank. E l'ha picchiato in un promo? Sì. No, ma era una cosa... No, ha esagerato, diciamo. Ah. Si è lasciato un po' trasportare. Ma ha lottato così proprio. Bussato è arrivato proprio in un decimo di secondo. Wow. Non pensavo che cosa. Dicevo, e prima di licenziarlo gli hanno voluto dare comunque l'ultima scoppola, facendolo perdere di nuovo con Daniel Bryan. E devo dire però che è stato un bel match, ragazzi. E meno male che non lo sapevamo, perché sennò mi sarei aspettato qualsiasi cosa da Big Cass. Invece, comunque, alla fine della fiera ha avuto un comportamento. Vabbè, dai, ragazzi, ma vediamo la cosa positiva, perché adesso lui se ne andrà, si allenerà, diventerà gigantesco come Jinder Mahal e poi ritornerà tra un paio d'anni. Sì, ma adesso tempo 2 mesi andrà in TNA con Enzo Amore. Esatto. Siamo tutti felici. E praticamente è la WWE dei falliti. Ma sì, ma ritornerà più forte di prima. E sai come si chiama? Sai come si chiamerà in TNA? Cassidy Biggs. Non è una battuta, l'ho visto veramente. Poi se non è vero non lo so. Ah, ma in TNA è già ufficializzato tutto? Io ho visto, io non posso dirti se è veritiera o meno, però mi è venuto in mente perché mi ha fatto ridere. Con il nome, c'era lui con il nome di Cassidy Biggs. Andiamo a cercare se c'è qualcosa in più. Però lui per adesso da contratto non potrà lottare per 3 mesi, da contratto della WWE. No, comunque mi sa che era una minchiata, perché non lo esatto, una cavolata. La TNA non ha ancora detto niente, credo ci vorranno 3 mesi prima di sapere cosa farà. Comunque, intanto il mio Daniel Bryan sta prendendo di santa ragione da Goldberg, che va anche allo schienamento. Uno, solo conto di uno. Poi, oltre a questo, c'è da parlare di... C'è da parlare sia di Sami Zayn, sia di Rusev. Ah, bravo. Sami Zayn infortunato, un infortunio abbastanza pesante, serio. Sei mesi, ragazzi. Sei mesi, esatto. Ancora la stessa spalla che... Dovuto a cosa? Al match contro Bobby Lashley. No, comunque ho detto una minchiata di Cassidy Mix, ovviamente. Esatto. Dovuto al match con Bobby Lashley, peccato, perché comunque, nonostante la faida facesse veramente schifo a Ogaz, dispiace sempre per un atleta, per un infortunio così lungo. Dispiace per Sami Zayn, che poteva essere in rampa di lancio e forse tornerà proprio alla Rumble. Sempre per citare Raw, ci siamo dimenticati di dire che abbiamo un nuovo campione intercontinentale, perché il buon Dolph Ziggler, accompagnato da Drew McIntyre, è riuscito a sconfiggere Seth Rollins. Chissà se voi avrete già visto il Raw di 2 giorni fa e se ci sarà stato un rematch. Se ci sarà stato in questo rematch il cambio di titolo. Io non sono così convinto. Probabilmente Seth Rollins andrà per il titolo universale nell'incontro più uomini e Extreme Rules. Lo hanno fatto perdere per quello. Peccato, gli avrei fatto perdere contro Elias.
No, diciamo perché che ci sarà un incontro a più uomini. Diciamo che a questo punto però perdere lunedì dopo Money in the Bank io l'avrei fatto perdere con Drew McIntyre piuttosto che con Dolph Ziggler. Bravo. Ma poi hanno voluto andare sul sicuro. Sì, certo. Ci sta anche l'ennesimo titolo. Sei di volte campione intercontinentale. Mentre The Miz 8 e in testa Jericho con 9, se non mi sbaglio. Sì. Quindi Jericho rimane ancora in testa. Però The Miz, ragazzi, secondo me lo supera. Credo proprio che il tempo sia dalla sua parte. Ma Daniel Bryan ha fatto qualcosa fino ad ora? Nulla, le sta prendendo solo. Dai Daniel, dai Daniel, con la lotta con la giacca che sudare, che fa già suda di suo. Già suda quando hai il box. Attenzione, Daniel Bryan si carica. Se la prende con Goldberg. Poi, oltre a questo, Rusev, ragazzi, è riuscito a batterne nessuno, perché è stato per ultimo. Uno però hanno fatto un gauntlet, un gauntlet match, è iniziato Daniel Bryan, e... Esatto, è lui, proprio lui. Ho un vuoto. Quindi Bryan stranamente in terra, quando guardo lo schermo lì. Comunque adesso arriviamo subito al gancio. È appena uscita la notizia, ragazzi, che il 16 settembre a Hell in a Cell hanno già dato per sicuri, cioè ufficializzati, due match: Roman Reigns contro Kevin Owens e AJ Styles contro Samoa Joe con in palio il titolo WWE. Ora, fare un match con in palio il titolo al 16 settembre, quando siamo al 26 giugno, mi dà da pensare. Ma siccome era una news per noi che registriamo lunedì, ve l'ho voluta dire. Allora, Daniel Bryan elimina Big E e Samoa Joe, ecco, viene bravo. Eliminato da The Miz grazie all'intervento dei Bludgeon Brothers, e a sua volta viene eliminato da Rusev, che è dunque il vincitore dell'incontro ed avrà il diritto ad affrontare il campione. Mi piace questa scelta di Rusev, l'avevo ipotizzata io nel mio pronostico quale vincitore del Money in the Bank. Non avendogli fatto vincere il Money in the Bank, è una sorta di contentino. Vi ricordo che alla WWE piace la questione Rusev Day e tentano in qualche modo di pusharlo. E comunque SmackDown dimostra ancora una volta che è veramente la terra delle opportunità. Esattamente. Perché prima Rusev, prima Jinder Mahal, adesso Rusev. Finalmente. Certo, sicuramente non vincerà. Secondo me non vince. Se poi danno un incontro per il titolo con AJ Styles il 16 settembre. Ho capito, ma stiamo parlando di AJ Styles che ha vinto una faida contro Shinsuke Nakamura, quindi... E finalmente, anche se un po' telefonato, c'è stato il debutto dei Sanity, che hanno attaccato gli Usos. Speriamo che vadano presto contro i Bludgeon Brothers. Speriamo che portino via i titoli ai Bludgeon Brothers. Attenzione Batista! Attenzione Uno, Batista! C'è Goldberg però, ecco, che salva tutti e prova lui lo schieramento. Sta sudando Goldberg. 1, 2. Dai Daniel Cristo, ti ho pronosticato. Quindi Rusev contro AJ Styles a Extreme Rules. Non sarà un Extreme Rules match. Per il momento è un incontro normale. Esatto. La tipologia. Mentre l'avversario di Brock Lesnar si decreterà appunto ai Extreme Rules in un match a più uomini. Confermati sono Roman Reigns e Bobby Lashley. Quindi tu vorresti dirmi che a Extreme Rules non ci sarà il titolo Universal in palio? È proprio così. Però sono curioso di vedere questo match a più uomini. Ho come un'impressione che oltre a Bobby Lashley, doppio schieramento, uno... Fanno un match a più uomini? C'è in palio il titolo? No, c'è in palio la possibilità di diventare il primo sfidante. Ah, ma... Comunque io vorrò una cifra in questo match,
perché lui ha escluso me per lasciarmi fermo così potevano avanzare, ma vincerà uno degli altri due non pronosticati. Il problema quindi è che è un fatal four way, saranno tutti fermi lì. Se era un uno contro uno, un triple threat, ci andavamo già più vicino. Purtroppo. Sì. C'è il 50% di probabilità che né io né lui vinciamo. Esatto. Comunque c'è Bobby Lashley, Roman Reigns, probabilmente entrerà Seth Rollins. E poi chi vedremo? Finn Balor, probabilmente. Balor, che non sanno mai dove buttarlo. Farà numero. Non Strowman. Farà numero ancora. Dai Daniel. Guarda lì. Flying Elbat. Guarda lì. Uno. Intervieni Batista. Due. Male. Batista del cavolo. Attenzione. E ne uno. Goldberg. Due. Ecco. Solo due. Batista ha fatto la finta. Attenzione, per me il match si conclude con Batista che schiena Goldberg. Addirittura. Sì, Poi c'è da dire che ci sarà un live event nel Madison Square Garden. Non so che giorno, ma credo a luglio. Undertaker ritornerà sul ring WWE. In un 3 contro 3, se non mi sbaglio. Però allora non è quello in Australia che dicevamo. No, non è quello in Australia. Quello in Australia è... c'ha un nome. The Great Show of Australia. Qualcosa del genere con un show. Esatto. Che appunto verrà trasmesso da Sky. Come hanno fatto con The Greatest Royal Rumble. Batista che ci insiste. E lì vedremo invece Undertaker contro Triple H. Probabilmente lo show sarà alle 10 di mattina, qui da noi. Ah beh, se è in Australia, sì. Pump and the slam di Goldberg su The Rock. E poi un'altra notizione, ragazzi, una notizione importantissima. Gene Gnocchi, no Snitsky, si ritira dal mondo del wrestling. Snitsky ha mandato la mail. Non sarei così convinto che sia definitivo. No, ha detto che farà ancora qualche match, ma poi basta. Ha mandato la mail. All'età non so. Non so che età, però ragazzi, Super molto più bello. Melbourne. Esatto. Era insoddisfatto. Attenzione, Batista! Due! Mamma mia, meno male Goldberg ne è uscito. Goldberg, ricordatevi queste parole. Quindi Snitsky, che è diventato molto più bello e molto più muscoloso di come era in WWE, si è ritirato e si dedicherà solamente a sollevamento pesi, eccetera eccetera, così ha detto lui. Russian Leg Sweep di The Rock. Le faide quelle belle tra Snitsky, il bambino di Lita e Kane. È vero. Come dimenticarsi? È vero, ma comunque Snitsky faceva veramente paura ai tempi. Bruttissimo. Che poi stavo guardando l'altro giorno, sembra un po' Sullivan, Sì, diciamo è una fusione. Sullivan è una fusione tra Snitsky e Kane. Diciamo che è Sullivan che assomiglia a Snitsky. Sì. Lars Sullivan. Vecchio. Atleta di NXT. Il vecchio, quello di... chi è il vecchio? Il vecchio, lui penso quello di... Uncharted, Sullivan. Sully. L'avevamo fatto comunque una volta, quello col petto un po' peloso. Poi. Titolo degli Stati Uniti, Nakamura. Ma chi è che ha detto che Nakamura lascia la WWE? Era una bufala. Però era scritto. Non c'è scritto da nessuna parte. Quindi Nakamura andrà per il titolo degli Stati Uniti contro Jeff Hardy, secondo voi? Jeff Hardy. Come Jeff Hardy, no? Gli danno il contentino, gli fanno vincere gli Stati Uniti per forza. Io, se fossi Nakamura, mi rifiuterei. Dopo che mi hanno fatto fare quella figura da cioccolataio, non vorrei neanche. Ma sapete perché l'hanno fatto perdere? Perché AJ Styles è l'uomo copertina del gioco e non potevano farlo perdere.
Beh, comunque in tutti questi match una volta avrei fatto vincere Nakamura. Gli avrei lasciato il titolo due giorni. Dal pay per view a SmackDown. Ma zero. Secondo me è stato trattato male. Io non lo vorrei il contentino del titolo degli Stati Uniti. Se fossi Nakamura. Però glielo daranno per forza. Non possono farlo perdere anche qui. Daniel Bryan. Dai, dai Daniel. Dai, dai, dai. Non ci credo, non ci credo. Tre punti per me, ragazzi. Mamma mia. Detto, grande mio. Daniel. Grande Battista Daniel. Su Goldberg. Che brutto. E non ovviamente Daniel Bryan sotto The Rock. L'ho azzeccata. Mamma mia, l'ho azzeccata. Cristo, tre punti così. Vabbè, dai. Quindi, caro mio, tu sai che sei arrivato a 11 come me. E tra poco raggiungeremo Pepino a 17. Cristo, la remontata come Ro is Renato. Ro is Renato. Vabbè. L'arbitro ha fracassato gli addominali di Daniel Bryan. Grande Daniel, va grande bene così, Daniel. Va bene così. L'importante è che non sia andato avanti Pepino. Grande Daniel. Persona. Hanno dovuto escludermi per, perché sennò non ce l'avrebbero fatta. Tanto tu non e ora solo Battista. Un punto per la prossima opportunità. Anche io, da qualche mese ormai a questa parte. Speriamo che questo 11 non porti sfiga anche a me. 11! Noi! Bene. Vabbè, Pepino, la prossima settimana potrai utilizzare tu l'opportunità. A meno che non facciamo una Royal Rumble, però la vedo dura. La vedo dura perché dobbiamo rotolare i biglietti. Esatto. I commenti. Pensa che se uno di noi due vince la Royal Rumble, andiamo a 16 praticamente, l'abbiamo raggiunto. Esatto. Oppure vince lui, la 22. E tanti saluti. E ci doppia. Ragazzi, io vi ricordo che sabato e domenica ci allora sarà... te doppio in giapponese e lui doppio come mai, eh? Hai capito? Ecco, vi ricordo ragazzi che sabato e domenica ci sarà ancora Detroit Become Human. Non capiamo più cosa fare, perché allora ci dite fate solo un finale. Ok, eh? Facciamo solo un finale. No, fai facciamo uno, solo finale. Fai due, è durato troppo poco. Allora, Cristo, santo. Avete capito? Ditene che... una e basta. Poi dite, fate Detroit in live, non fatelo in live che vi spoilerano. O mettetevi d'accordo tra di voi, dai, buona voglia. Avete capito? Dici una cosa sola. Una cosa, capito? Vi ricordo anche di lasciare il vostro commento con il wrestler, con il match e un mi piace o un non mi piace, come volete. Io vi ricordo che tutte queste fantastiche avventure di Vito Giabroni, di Detroit, della WWE, le potete trovare anche sulla nostra pagina Facebook, account Twitter, pagina di Telegram e Instagram. Mi raccomando, cresciamo anche nei social. Sì, 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 come ha detto lui. E io vi ricordo anche di tenere alto l'onore del wrestling italiano, della FCV, che a fine luglio avrà l'ultimo show prima della pausa estiva. E se potete tenete altro, alto anche qualcos'altro. Capito? Il dito. Per oggi è tutto, dall'artefice Jack, lo specialista Michele. E dall'eremita Pepino. Alla prossima. Ciao. Allegria. Onore a Vito Giabroni. Dito Giabroni.